Sicuramente il biologico cosa vuol dire? Avere degli alimenti più sicuri perché non si usano i fitofarmaci, adesso li chiamano così, prima li erano pesticidi, poi faceva impressione, li chiamano fitofarmaci, che sono poi veleni e diciamo ci sono 80.000 molecole di cui solo 200-300 testate, sull'adulto, sui bambini pochissimi, insomma. Quindi è sicuramente una scelta questa. Quindi, anche perché i pesticidi non vengono usati. Inoltre il prodotto è sicuramente ha una qualità da un punto di vista organolettico migliore, che cresce più lentamente, quindi c'è più nutrienti, non solo nutrienti, ma ci sono i famosi antiossidanti. Che cosa sono gli antiossidanti? Prodotti per esempio nelle verdure, no? La verdura, la pianta, si difende dai veleni ambientali che sono gli stessi nostri veleni che ci uccidono, elaborando delle difese che sono questi antiossidanti, per cui la pianta riesce a sopravvivere, quindi cresce, eccetera. Allora, se noi utilizziamo prodotti biologici, prendiamo le verdure, che hanno meno pesticidi, piccole per contiguità da qualche coltivazione vicina, ma che hanno una quantità di antiossidanti molto maggiore perché si difendono da soli, non hanno la chimica, i pesticidi che li difende, annientando certe, diciamo, aggressioni. Quindi sviluppano molti più anticorpi, antidifese, quindi antiossidanti, che poi quando noi ce li mangiamo con scelte stagionali, cioè io devo mangiarmi per esempio le verdure in funzione della stagionalità, non i cavoli ad agosto, le fragole a Natale, eccetera. No, in modo che io mi prendo tutti i prodotti che in quella zona vengono fatti durante l'anno, prendendomi tutta la gamma di antiossidanti che difendono la pianta dai veleni, che sono i nostri veleni e quindi noi siamo difesi. Ci sono dei dati su questo, che gli antiossidanti funzionano rimuovendo addirittura. Non solo, addirittura a livello di danno del DNA lo possono rimuovere, quindi funzionano. Allora, il biologico è importante, veramente importante. E poi bisogna imparare a cucinare, perché adesso quella cucina lì, quella preparazione lì, o il pollastro da altre parti, non era una roba quotidiana. Io sento a Mantova, come si fa a tornare indietro? La tradizione. Allora, la tradizione. Ammazzavano il maiale l'8 di dicembre, se lo mangiavano in un anno. Non tutti i giorni, come oggi, troviamo le cose nei supermercati a disposizione, eccetera. Quindi bisogna imparare a cucinare come facevano le nostre antenate, che non cucinavano tutti i giorni maiale oppure pollo, eccetera. Cucinavano anche i verdure, i legumi, importantissimi, solo che oggi non cucina più nessuno. Allora, che cosa consiglio io? Corsi di cucina di tipo vegetariano. E poi, se uno vuole mangiare qualche volta, come si faceva una volta, la carne qualche volta al mese, come era nella dieta mediterranea, benissimo, si può fare, non è che tutti dobbiamo diventare vegetariani, magari, perché c'è anche un discorso d'ambiente, però bisogna che le donne, anche gli uomini, imparino a cucinare come si faceva una volta. C'è adesso un cuoco che sta lavorando con Bio Anch'io, questa cooperativa no profit che ha aperto questo negozio con una ristorazione adesso insieme alla cooperativa Santa Lucia Bio Anch'io, dove si fa una ristorazione, diciamo, a base vegetariana. Questo cuoco che inizierà a breve a fare dei corsi di cucina vegetariana. Ed è l'unica cosa, perché bisogna ritornare a un'alimentazione come quella di 90 anni fa, cercando di trovare dei prodotti che siano i più sicuri possibili, che sono quelli biologici. Non saranno perfetti, ma sicuramente meglio degli alimenti dell'agricoltura intensiva, dove c'è sempre più antiveleno, perché ci sono queste sostanze che aggrediscono più i funghi adesso. C'è un sacco di piove tanto, si formano, diciamo, funghi sulle piante, sulle piante da frutta, e continuano ad aumentare le quantità di questi veleni che sono veramente dannosi. Allora bisogna fare
sapere scegliere gli alimenti e imparare a cucinarli, come facevano le nostre antenate 90 anni fa. Addirittura ci sono nella cucina gonzaghesca dei Gonzaga, non c'è solo il maiale o altre cose, ci sono piatti vegetariani che stiamo cercando di tirare fuori e ripromuovere. E questo è molto importante, ci si può salvare. Ci sono degli studi fatti negli Stati Uniti in ambienti super inquinati, 75.000 persone studiate, seguite dai 50 anni in poi, per 15 anni, suddivise in onnivori che mangiavano di tutto, latte, ovo vegetariani, quindi no carne, latte sì, uova sì, e vegani che mangiavano solo roba vegetale. Chi è che è morto prima? Gli onnivori. Poi i latte, ovo vegetariani, e chi è campato di più sono i vegani. In ambienti inquinati, negli Stati Uniti c'era un inquinamento micidiale, adesso hanno messo una tassa sull'inquinamento, che tu inquini, paghi, e quindi stanno risolvendo il problema. Quindi questo è possibile, ma deve partire da noi, perché se aspettiamo che siano le istituzioni, signori, non lo faranno mai, non lo faranno mai. Volevo aggiungere così degli spot, per esempio le carote da agricoltura tradizionale vengono usate per ripulire i terreni da pesticidi residuati dalle precedenti coltivazioni, perché per esempio una sostanza che si trova normalmente sulla carota è il falcarinolo, che è un antiossidante, antifungino, che è un'autodifesa della pianta. Quindi quando uno dice: beh, ho comprato le carote da agricoltura tradizionale, c'è anche da dire, e sicuramente nella testa di qualcuno di voi è passato, c'è anche un biologico industriale che è molto simile a tutto quel procedimento e quella processazione dei cibi di tipo industriale. Ecco, da quello non è che perché c'è l'etichetta biologico è per forza la cosa migliore. Ecco, bisogna stare attenti che non venga dalla Cina, perché ci sono al biologico industriale, ecco. Quindi purtroppo dice: ma allora bisogna stare attenti a mille robe. Sì, signori, purtroppo oggi, come diceva giustamente il signore in fondo, siamo arrivati a un punto che non è per me di non ritorno, ma siamo arrivati a una situazione tale che la cosa è così aggrovigliata che ognuno di noi deve farsi, come dire, attore principale della sua commedia quotidiana. Ecco, per commedia non intendo qualcosa che fa ridere, intendo una messa in atto, perché ognuno di noi deve essere responsabilizzato al fatto che le proprie scelte ogni giorno, se vengono attuate in maniera consapevole, possono cambiare le cose. Quindi, cioè, non si può prescindere da questo. Sappiamo benissimo che c'è gente disonesta che dice di fare il biologico, ma poi compra i fertilizzanti di nascosto e li mette. Allora, sappiamo benissimo che esiste tutto questo, ma sicuramente fare una scelta di cibo biologico sarà sicuramente sempre il male minore rispetto a un'agricoltura intensiva, monocoltura, che è quella che vogliono far passare come la migliore, perché hanno fatto intendere agli agricoltori che da quella si guadagna, dalle policolture non intensive invece non si guadagna. E allora facciamoci la domanda della signora applicata ad un'altra cosa: e come vivevano i nostri antenati prima? Morivano tutti senza le colture intensive di mais a perdita d'occhio o di altre colture? Lo sapete che quando si fa una monocultura si impoverisce il terreno centinaia di volte in più? Okay. Senza parlare degli OGM. Oggi oramai il passaggio delle varie colture, come si dice, la rotazione delle colture non viene quasi più fatto, perché si dice di seminare fino ai margini della propria proprietà per avere un raccolto più ampio e fare sempre più soldi. Il concetto sta sempre lì, e la prossima volta lo vedremo. Il concetto è che ci hanno inculcato, vorrebbero inculcarci, che l'unico elemento da inseguire è il denaro. Più denaro fai, meglio è. Più cresci di anno in anno, meglio è. Io vi dico che in un sistema normale, umano, non si può sempre crescere. Si chiama omeostasi. A un certo punto, pensate, vi faccio l'esempio con l'essere umano e chiudo, se ci sono altre domande naturalmente le accoglierei volentieri. Quando vi fate una ferita, la ferita si richiude,
la vostra pelle continua a crescere a dismisura? No, se lo fa è un problema. A un certo punto cresce, si risana e arriva all'omeostasi. Qualunque cosa cresce a dismisura voi la chiamate tumore ed è il male del secolo, non ci addentriamo, solo per l'esempio. Quindi un processo economico che è volto solo e sempre a crescere è per definizione, lo dico da non economista, lo dico da inutile medico di provincia, è un processo cancerogeno, è un tumore esso stesso che non è comprensibile nella natura e non è neanche accettabile.